Il lancio del Redmi Note 3 di Xiaomi ha un po' spiazzato tutti dal punto di vista del design, praticamente identico a quello di un dispositivo di un altro brand già presente sul mercato e ovviamente lo vedete, mi riferisco al Meizu MX5. In tanti ce l'avete chiesto e per questo il Meizu MX5 è protagonista insieme proprio al Redmi Note 3 di questo versus molto interessante. Non perdetelo. Due dei top player cinesi del settore della telefonia mobile si scontrano quindi oggi in questo versus tra due dispositivi che, come appena anticipato, sono quasi identici nella costruzione. I design sono simili, lo vedete, ma comunque abbiamo una costruzione diversa e soprattutto una costruzione migliore e un grip migliore sul Meizu MX5. Infatti, sul dispositivo di Meizu abbiamo una qualità superiore del metallo utilizzato, lo si percepisce già dal primo utilizzo e soprattutto anche toccando così, andando a battere, perché quella del Redmi Note 3 dà una sensazione, diciamo, di metallo più cipo, comunque più sottile nella scocca, quindi da questo punto di vista sicuramente superiore l'MX5. Sono simili anche le dimensioni, abbiamo 150 contro 149,9 mm per la lunghezza a favore dell'MX5, anche se la differenza è ovviamente minima. Larghezza sempre a favore del dispositivo di Meizu, che è di 74,7 contro i 76 del Redmi Note 3, e 7,6 mm di spessore per l'MX5 contro gli 8,65 per il Redmi Note 3. Anche il peso è a favore del dispositivo di Meizu, che è di 149 contro 164 del Redmi Note 3. Una differenza di 15 grammi che nell'uso diciamo prolungato si sente, ma comunque nella prima impressione così non è che si va a notare tantissimo. Oltre al design, però, i due smartphone evidenziano anche un hardware molto simile, ovvero troviamo su entrambi 3 GB di RAM e l'Helio X10, ovvero un processore che però mostra un clock differente, in quanto sull'MX5 troviamo la versione turbo, ovvero l'MT6795T da 2,2 GHz, mentre su il Note 3 la versione MT6795 standard, che è da 2 GHz di clock massimo. In termini prestazionali, ovviamente, queste differenze sono minime e soprattutto rilevabili principalmente negli strumenti di misurazione come i benchmark e non tanto nell'esperienza quotidiana. Una differenza, scusate, però c'è nelle due varianti, in quanto l'MX5 è dotato di 3 GB di RAM di default, mentre sul Note 3 è stata lanciata anche una versione da 2 GB, quindi ancora più low cost di quello che è già low cost il dispositivo. Entrambi sono dotati di un lettore di impronte digitali, come vedete sul Note 3 nella parte posteriore, sul Meizu MX5 invece frontalmente, quindi una posizione diversa che potrebbe in questo caso rappresentare l'elemento di discrimine tra i due e quindi di scelta nell'acquisto dell'uno e dell'altro. Andiamo a vedere però la velocità di sblocco, che è assolutamente come dire reattiva su entrambi, non ci sono grandissime differenze, forse nell'analisi proprio con massima attenzione si può rilevare qualche frazione, ma neanche frazione di secondo, perché già lo sblocco in generale veloce, quindi occupa una frazione di secondo, forse leggermente migliore sull'MX5, ma comunque non tale da creare un divario tra i due nelle prestazioni da questo punto di vista e quindi nella scelta d'acquisto sempre, perché quello è ovviamente l'obiettivo del confronto. Entrambi quindi dotati di un lettore di impronte digitali che funziona molto molto bene. La differenza c'è però nell'utilizzo del lettore, che può essere utilizzato ovviamente, come avete visto, per sbloccare il dispositivo su entrambi, ma sull'MX5 abbiamo anche altre funzioni come ad esempio la possibilità di andare a impostare un'area sicura, bloccare delle applicazioni, quindi che possono essere aperte soltanto successivamente alla lettura dell'impronta, o anche una modalità ospite. Unica opzione, oltre allo sblocco dell'impronta per il Redmi Note 3, è la modalità child mode, ovvero la modalità bambino, che quindi va a inibire l'accesso a determinati contenuti per i bambini, quindi per la sicurezza dei bambini. Stessa taglia e stessa risoluzione anche per il display, 5,5 pollici Full HD 1920x1080 su entrambi, ma diversa tecnologia, in quanto abbiamo un AMOLED sul Meizu MX5 e un IPS sul Note 3. Questa differenza, però, che in genere è abbastanza visibile, soprattutto anche a occhio nudo, possiamo dire che non è rilevabile così tanto su questi due dispositivi, in quanto Meizu ha fatto un grandissimo lavoro di ottimizzazione sull'MX5 e ancora di più sul Pro 5, per rendere un po' più realistici, diciamo, i colori del pannello AMOLED, quindi mantenendo tutti i vantaggi dell'AMOLED, soprattutto in termini di consumo della batteria, però avendo una riproduzione non troppo satura e soprattutto più realistica e quindi tendente all'IPS.
Le differenze non, quindi ci sono, si notano e soprattutto sono a favore dell'MX5, che da questo punto di vista ha un pannello sicuramente migliore, soprattutto più luminoso al 50% della luminosità, come vedete. Come vedete sono entrambi impostati al 50% e abbiamo una luminosità superiore sull'MX5. Andiamo ad alzarlo, alzare la luminosità, e come vedete ha però un piccolo difetto nella riproduzione del rosso, l'MX5, che tende leggermente all'arancione. Verde sostanzialmente uguale, non abbiamo delle grandi differenze. Sul bianco abbiamo una superiorità dell'MX5. Sul grigio non ci sono grandi differenze, forse leggermente migliore quello riprodotto sul Redmi Note 3, mentre sul nero abbiamo una migliore riproduzione, ovviamente, dei neri sull'MX5, che ha dei neri che sono assoluti, ovviamente, da AMOLED, mentre il Redmi Note 3 evidenzia principalmente una, diciamo un nero leggermente più spento e soprattutto che va a virare un po' nella visione angolata, come in genere succede sugli IPS. Un altro aspetto che potrebbe chiaramente rappresentare un importante diciamo termine di paragone per la scelta dell'uno e dell'altro è quello che riguarda la batteria e l'autonomia della batteria, soprattutto in quanto abbiamo sul Redmi Note 3 in questo caso invece un vantaggio, perché abbiamo due unità differenti, 4000 mAh contro i 3150 dell'MX5, e soprattutto una migliore autonomia del Redmi Note 3, che riesce a garantire circa un'ora, un'ora e mezza in più di schermo acceso rispetto al Meizu. Quindi siamo sulle 5,5-6 ore sul Redmi Note 3 contro le 4,5 sul Meizu MX5. Quindi il lato batteria vince comunque il Redmi Note 3. La ricezione è buona su entrambi i dispositivi, non si notano delle differenze in Wi-Fi, 4G e scambi cella in 3G, mentre per quanto riguarda il punto di vista multimediale abbiamo la possibilità su entrambi di registrare video in 1080p, mentre soltanto sull'MX5 in 4K, quindi da questo punto di vista una dotazione superiore. Entrambi invece permettono lo slow motion a 120 fps, però al massimo in HD a 720p. È differente anche la dotazione del comparto fotografico, in quanto troviamo un sensore Sony MX220 da 20 megapixel sull'MX5, mentre sul Note 3 un ISOCELL Samsung, un S5K3M2, se non mi sbaglio, si da 13 megapixel, e nella resa chiaramente risulta superiore l'MX5, non chiaramente, ma perché lo abbiamo già visto in precedenza, diciamo, nelle recensioni, che Redmi Note 3 molto buono negli scatti, però chiaramente non va a differenziarsi dagli altri smartphone della categoria in questo. Registra l'MX5 anche in Full HD, vi faccio vedere qualche scatto di prova, ma poi potrete vederli tutti direttamente nel confronto completo, al quale vi rimando perché è davvero molto completo, un po' più tecnico anche di quello che può essere un video, quindi una chiacchierata veloce tra noi qui. In questo momento abbiamo la possibilità di diciamo di realizzare degli scatti molto molto buoni in entrambi i casi, ma comunque con una superiorità dell'MX5. Comunque vi rimando agli scatti originali che troverete direttamente nel confronto completo. Sono molto buone le macro su entrambi, abbiamo anche la fotocamera anteriore è buona, anche se abbiamo una maggiore cattura della luce dell'MX5, abbiamo una differenza da questo punto di vista. Comunque in generale vi rimando agli scatti che sono sul confronto completo, e qui vi dico semplicemente che l'MX5 ha mostrato una qualità superiore in questo versus. Per quanto riguarda invece la riproduzione audio, andiamo ad aprire il classico Brown Audio che utilizziamo per i test. Vediamo, no, la gestione dei file della Flyme è particolare, lo abbiamo già detto altre volte, quindi dobbiamo necessariamente andare adesso a tornare indietro e aprire i brani musicali direttamente dal file manager. Qui invece andiamo in My Music, All Songs, e andiamo a pescare Rolling in the Deep di Adele per ascoltare un breve spezzone. Andiamo un po' avanti. Abbiamo ascoltato il Redmi Note 3, passiamo alla Meizu MX5. Me
Allora, l'audio, come avete avuto modo di ascoltare, è buono su entrambi, però abbiamo sull'MX5 una maggiore potenza e soprattutto una migliore pulizia quando andiamo ad alzare il volume al massimo, quindi da questo punto di vista MX5 vince. Per quanto riguarda invece la riproduzione video, stesso discorso, andiamo ad aprire qui il file di test, andiamo a vedere il file in 4K che avevo già avviato in precedenza ovviamente per questioni di test, che adesso dobbiamo necessariamente bloccare. Andiamo nei video, selezioniamo il file che ci interessa, eccolo qui, facciamo partire anche qui. Eccoli qua, partiti su entrambi. Guardiamoli una alla volta. Comunque sono buoni su entrambi, abbiamo su entrambi la possibilità di riprodurre i video in 4K. La fluidità è abbastanza buona, così come è buona la fluidità nel passaggio da una parte all'altra del filmato, come vedete. Ovviamente nessun problema per i video a 1080p e in generale con tutti gli altri codec che sono riprodotti in modo eccellente. Come vedete abbiamo una diversa però riproduzione dei colori, che è figlia ovviamente della differente matrice dei due pannelli. Quindi comunque riproduzione video promossa su entrambi, non abbiamo un vincitore da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'OS abbiamo una differenza sostanziale, in quanto troviamo sul Meizu MX5 ovviamente la ROM proprietaria, la Flyme in versione 5, che è stata recentemente lanciata anche in versione internazionale, quindi completa con la lingua italiana, quindi anche sulla versione I che adesso è denominata G, e entrambi basati sull'Lollipop 5.0 però sulla MIUI di Redmi Note 3 che è in versione 7 e 5.1 su Meizu MX5. OS che sono molto simili sicuramente nello stile, in quanto su entrambi non troviamo l'app drawer, sono entrambi in orientamento orientale, anche se questo gioco di parole è un po' bruttino sicuramente. Abbiamo più o meno gli stessi servizi, le stesse app offerte, la sicurezza, la possibilità di andare a gestire tutti i parametri per quanto riguarda il risparmio energetico, quindi in generale due OS che sono sicuramente completissimi e che nella scelta vanno devono essere necessariamente analizzati da un punto di vista soggettivo, in quanto c'è chi può preferire la Flyme e chi invece può preferire la MIUI di Xiaomi. Quindi da questo punto di vista lascio a voi la scelta. La Flyme da parte sua ha sicuramente una maggiore leggerezza, soprattutto nel quantitativo di RAM necessario per far girare la ROM rispetto alla MIUI, che in generale un po' da sempre a questo Neo, che è un po' pesantina. Quindi in generale abbiamo una Flyme che è completissima anche dal punto di vista delle gesture. Abbiamo il doppio tap per il risveglio del dispositivo, abbiamo la possibilità di richiamare la tendina della notifica, che però è presente anche sul Redmi Note 3, che ha meno gesture però ha rispetto alla Flyme e quindi al Meizu MX5 la possibilità di attivare la modalità one-handed. Come vedete, con un display da 5.5 questo è davvero molto comodo, perché quando siamo in una condizione in cui necessariamente dobbiamo utilizzare il dispositivo con una sola mano, con uno swipe così dal tasto home al tasto esterno, che sia a destra o a sinistra, che chiaramente in base se stiamo utilizzando il dispositivo con la mano destra o con la mano sinistra, possiamo attivare questa modalità ed utilizzarlo con una sola mano in modo molto molto semplice. Adesso chiudiamo il confronto con una prova di gaming avviando Real Racing 3 su entrambi, quindi questa è la parte davvero più comica sicuramente del confronto, perché sarà difficile andare a gestire i dispositivi contemporaneamente. È leggermente più veloce l'MX5 nel caricamento, l'avrete già notato al click sull'icona dell'applicazione. Fatto questo, ovviamente poi vi rimanderò al confronto completo, dove abbiamo anche un'analisi della velocità delle memorie, un'analisi più dettagliata delle batterie, della reale capacità delle stesse e soprattutto del consumo, quindi un confronto sicuramente da vedere tutto e da non perdere. Andiamo alla calibrazione per quanto riguarda l'MX5, lo lasciamo qui. Andiamo alla calibrazione per il Redmi Note 3 e lo mettiamo qui. Quindi siamo pronti per partire, cerchiamo di partire nello stesso momento. Sarà molto difficile gestirli entrambi. Ecco qui. No, non siamo partiti nello stesso momento, come al solito in ogni confronto faccio questa cosa,
e mi metto in grandissima difficoltà. Comunque abbiamo una riproduzione di elementi che è quasi al massimo su entrambi. Come vedete mancano le nuvole, quindi un difetto comune in questo momento su tutti e due i dispositivi. Non vedo il dirigibile, almeno per ora. Comunque non abbiamo delle grandissime differenze sull'uno e sull'altro. La prova gaming ovviamente è in modo clamoroso saltata, però comunque posso dire che non abbiamo delle grandi differenze, soprattutto ci sono dei micro lag sia sull'uno che sull'altro. Forse i pochi gigahertz, diciamo, in più dell'MX5 nel clock del processore, da questo punto di vista vanno a favorire il dispositivo nel gaming, ma davvero di poco, perché comunque abbiamo delle prestazioni che sono davvero sovrapponibili da questo punto di vista. Quindi siamo alle conclusioni, chiudiamo questo versus con un po' di considerazioni finali, come solito. Insomma, rapporto qualità-prezzo migliore sicuramente sullo Xiaomi Redmi Note 3, sul quale, se vogliamo trovare il principale neo, il principale punto debole, possiamo rintracciarlo nella fotocamera, che è buona ma non è di altissimo livello. Comparto fotografico nel quale quindi primeggia l'MX5, che vince anche per quanto riguarda il display, e una scocca che è leggermente superiore dal punto di vista della costruzione, in quanto troviamo un metallo che è davvero più spesso e soprattutto qualitativamente migliore, anche migliore nel grip e nella sensazione di utilizzo. Xiaomi Redmi Note migliore nell'autonomia, lo abbiamo visto che comunque garantisce un'autonomia migliore anche grazie a un'unità che è sicuramente che è più grande chiaramente, ma anche un'ottimizzazione migliore del consumo in standby delle risorse. E in generale però MX5, che costa anche qualcosina in più, che nonostante, diciamo, la superiorità, quindi superiore ma costa qualcosina in più, e quindi da questo punto di vista questo versus decreta per questi due dispositivi che sono molto simili. Ovviamente dobbiamo sottolineare che Xiaomi, che ha copiato Meizu in questo caso, quindi Meizu è la prima ad aver lanciato questo design, sul quale chiaramente ci sono state già delle discussioni perché è un design che sembra essere già riciclato in precedenza. Comunque non entriamo in discorsi che sarebbero troppo lunghi per questo versus, però diciamo Redmi Note 3 che possiamo definitivamente decretare un best buy assoluto, perché davvero il prezzo è inferiore ai 200 euro per la versione con 3 GB di RAM ed è quindi davvero eccezionale per quella che è la dotazione hardware, soprattutto per quelle che sono le prestazioni. Per questo versus da Mario quindi è tutto, un like se è stato di vostro gradimento e vi rimando alle prossime prove. Grazie.